Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi parlo del prequel di Dracula, ovvero Il Re Nero di Massimo Made. Io devo ringraziare Massimo davvero di cuore per avermi mandato questa copia. Io lo stavo per prendere, tu mi hai semplicemente anticipato perché stavo aspettando che mi salisse lo stipendio. Quindi grazie dal più profondo buco del culo. Questo libro è edito a mio editore per un costo a prezzo pieno di 17,90 euro. Io chiaramente ve lo lascerò qui sotto che su Amazon lo pagate 15,22 euro. Chiaramente lo so perché ho guardato, perché sennò manco un cazzo, lo sapete che con la matematica. Ciao! È un libro di 429 pagine che fa parte della collana Il Circolo del Gotico. Questo è il numero 2. Il primo è quello della Jennifer Radulovic, Le Novelle dei Morti, che io non ho ancora letto. Infatti, la mia idea iniziale era quella di parlarvi di questi due libri insieme. Ma è un libro talmente bello questo che secondo me meritava un video a sé. Questo romanzo è uscito nel luglio del 2017, quindi è esattamente un anno che è in circolazione. E io non ne sapevo assolutamente nulla. Da quando ho scoperto mio editore, sto praticamente comprando tutto il loro catalogo. Ma questo libro è qualcosa di superlativo ed è il prequel di Dracula, come vi accennavo. Per darvi un'infarinatura, cioè per farvi capire di che cosa parliamo, siamo nel novembre del 1887, quindi 10 anni prima della trasposizione di Bram Stoker. Dracula. Il romanzo si apre a Cracovia, in Polonia, dove troviamo questo uomo in fin di vita, completamente sfigurato in volto da un misterioso morbo malattia. L'unica cosa che si salva del suo bellissimo viso sono i denti. E qui lascio intendere voi cosa vorrà mai dire. E questo uomo sembra avere origini tedesche o olandesi, molto più probabilmente olandesi. Come se tutto ciò non bastasse, in un piccolo monastero sulle rive della Vistola, la lanterna dei morti si riaccende così a cazzo, a random, dopo più di 400 anni che era spenta, perché questa lanterna serviva per segnalare la presenza degli appestati in città. E qui noi troveremo i due protagonisti della vicenda, anche se sono effettivamente più di due protagonisti, ma comincerò a presentarvi questi due, che sono il dottor Arthur Laska, che è sposato con Alina, che è una ragazza molto carina, che però a me non me l'ha contata giusta proprio già dall'inizio, ma non vi dico altro. E poi c'è il dottor Lucas van der Meer, o van der Meer, che ricorda tantissimo quello della trilogia dell'Area X, cioè come cognome. Quindi io lo chiamerò van der Merd. Comunque, ed è un personaggio che io ho apprezzato tantissimo, medico legale presso l'università di Amsterdam, e quindi amico del soggetto completamente sfigurato in volto. E quindi noi seguiremo questi due medici in questa loro indagine, perché per tutto l'est Europa si è diffusa l'epidemia della peste nera. Ma scopriremo ben presto che sotto questa epidemia c'è ben di peggio, c'è una verità molto molto più scomoda e come potete ben immaginare c'è di mezzo il principe delle tenebre, Draculo o Dracula, che dir si voglia. E qui mi fermo. È un romanzo che nonostante abbia la sua mole, quindi sono più di 400 pagine, ve lo divorate. Io sono rimasto veramente colpito da Massimo, nel vero senso della parola, cioè proprio mi è arrivato proprio un cazzotto in faccia per la bravura. Io ho letto Dracula di Stoker e ve l'ho recensito tanto tempo fa, non andate a vedere quella recensione perché apriti culo. E Dracula mi è piaciuto tantissimo come romanzo, però devo ammettere che ci sono dei passaggi che risultano un po' inutili. O comunque gli mancavano un po' di sprint. Ammetto che Stoker è molto molto bravo. Quando c'erano per esempio le lettere tra Mina e Lucy, io ero veramente convinto che a scrivere fosse una donna, perché si era completamente immedesimato nei personaggi. Il modo di scrivere di Stoker era conforme comunque al modo di parlare di quegli anni. Massimo, la differenza è che è ancora vivo, che se ne dica, e leggendo attraverso queste pagine sembra veramente di leggere un libro scritto negli anni d'oro del gotico, quindi veramente nell'Ottocento, una prosa veramente pazzesca. Lui riesce proprio a soggiogarvi, come il personaggio di Dracula. Il personaggio di Dracula rispetto alla figura del vampiro che adesso siamo più abituati a vedere, che è molto bello, fascinoso e che brilla come uno Swarovski, chi vuole intendere intenda, qui la figura del vampiro è molto più primordiale, molto più originale. Il fatto che questo vampiro è un morto vivente, quindi neanche una persona, una bestia, un animale, qualcosa che non parla nemmeno, che riesce a sedurvi e soggiogarvi, ma allo stesso tempo è una creatura morta, in decomposizione, putrida, marcia. E questa effettivamente è la visione che io ho di un vampiro, che è un morto.
mostro, un vero e proprio mostro. Tutta l'ambientazione l'ho trovata anche molto inedita, perché io personalmente in Polonia credo di non aver mai letto nessun libro, sì, a parte quelli che hanno come tema l'Olocausto o Auschwitz. È molto originale, perché per il 90% del romanzo staremo in Polonia. Vi assicuro che lui, nonostante abbia una prosa a tratti poetica molto equilibrata, perché è uno stile molto descrittivo, se posso paragonarvelo a Tolkien è carico, ma è carico che quasi vi dà la nausea, nel senso che per fare una descrizione ci mette pagine e pagine. Qui lui riesce perfettamente a rendere un concetto, avete nitidamente davanti agli occhi il film praticamente, riesce proprio a evocare delle suggestioni, voi vi sentite parte del libro, vi sentite lì in quel momento. Questo libro l'ho visto come un'esperienza a 360 gradi, vi dà quel senso di ansia, di terrore, di disturbo. Ci sono dei passaggi, ad esempio di questo uomo, che non sto a dirvi chi è, che si appoggia a un albero e non fa nulla, però vi guarda e vi trapassa da parte a parte. O ancora quando lui racconta la morte di questo bambino, e non vi dico altro perché è descritto in una maniera talmente precisa, talmente suggestiva, che vi sembra di vederlo in quel momento. O la scena della fossa comune, quando, come, perché lo leggerete, mi scriverete poi qui sotto se avevo ragione. È un romanzo che, come vi dicevo, ha tanti protagonisti. Oltre a quelli che vi ho già citato, troveremo Van Helsing, che non mi sembra che abbia bisogno di troppe presentazioni, ma abbiamo un altro dottore, per esempio il dottor Edward Cullinger, che è un personaggio di Arthur Conan Doyle del Mondo Perduto. L'edizione fa cagare, però l'ho trovata una cosa molto carina. Io personalmente, come personaggio, oltre Van Helsing, che mi è sempre piaciuto, ho apprezzato tantissimo Van der Merde, perché a tratti mi ricordava tantissimo Sherlock Holmes. Poi ditemi anche voi, quando lo leggerete, se vi ha dato anche a voi questa impressione. È un romanzo dove Massimo ha fatto una profonda ricerca, si vede che è carico di storia, di psicologia, di cultura, di tradizioni. Troveremo tantissime parole, termini in lingua originale polacca, ungherese, moldava, bla 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 bla, chiaramente poi a fine pagina sono sempre spiegate le parole, però l'ho trovata questa cosa, come tante piccole altre, delle piccole accortezze che rendono questo romanzo, a mio avviso, praticamente perfetto, perché io per tutte queste pagine io non mi sono annoiato un momento, avevo il desiderio di voler andare avanti, non riuscivo a fermarmi. L'autore, come Dracula, veramente ha questa malia che voi rimanete lì interdetti e dovete sapere come va avanti, come procede, come andranno a finire questi eventi, anche se devo fare una precisazione, se avete letto Dracula sapete già come poi andrà avanti. Trovo geniale l'idea di aver voluto fare un prequel, perché effettivamente di Dracula, prima degli eventi del libro di Stoker, si sapeva poco o nulla. È stato fatto anche un sequel, che è stato fatto da Dacre Stoker, che si chiama The Hunted, Gli Immortali. A quanto ho sentito è un romanzo non riuscito. E non dico nient'altro, anche se l'ha scritto il nipote, il figlio, il pronipote, non mi ricordo. No, questo invece è un libro che merita, perché qui c'è passione, qui la percepite, qui è proprio pathos in bianco e nero, togliendo il rosso del sangue, eh? Però è un libro che funziona tutto. Io credo di non aver mai incontrato un libro, soprattutto in un emergente, così bello, così ben costruito. Non riesco, anche se mi sforzo, a trovare dei difetti. Non ci sono, a mio avviso, anche le persone che non sono amanti propriamente del genere horror gotico lo apprezzeranno un sacco, perché c'è tanto lavoro in questo libro, si vede che è una cosa molto pensata e a mio avviso molto riuscita. Ripeto, io vi voglio proprio spronare a comprare questo libro, perché a me ha trasmesso, nonostante un sacco d'ansia, un sacco di sensazioni spiacevoli, mi sono piaciute tutte, perché io adoro questo genere. Vi sconsiglierei di leggerlo magari di notte, perché sennò, cioè, vi viene una strizza che apre di cielo, perché anche la figura del demone che si appoggia alle ginocchia del dottor Laska e vi fissa senza fare niente.
Comunque, un'altra cosa che mi viene in mente di questo libro è che lui è riuscito perfettamente a mescolare i personaggi fittizi con quelli realmente esistiti, ad esempio questo Agostino Calmet o Calmet, calma, che è l'autore di un libro che si chiama Dissertazioni sopra le apparizioni degli spiriti, vampiri, redivivi, Moldavia, Polonia, bla bla bla. Chiaramente ve lo scriverò qui sotto perché già che la memoria non vanno d'accordo. La narrazione, a mio avviso, è molto credibile, molto realistica anche sotto un certo punto di vista, perché i protagonisti sono sei medici, mi sembra, che si dedicano tutti a questa indagine nel sovrannaturale. L'autore riuscirà a portare noi lettori a credere che questa sia una storia vera. Se, ad esempio, Dracula è scritto interamente in forma epistolare, qui no. E anche questa cosa l'ho apprezzata, perché i libri epistolari sì, sono carini, ma questo è un libro ricco di mistero, di suspense, di azione. Non pensate che sia solo terribile, tenebroso. È tenebroso. Io devo lodare apertamente Massimo per l'audacia. Credo di non aver mai letto un libro così audace e io sono molto curioso di leggere L'errante, che è il prossimo libro in uscita di Massimo, quindi devo leggerlo. Perché hai una prosa che baciami il culo, porca troia. Mi vengono ancora i brividi da Badibidi e vi stavo dicendo appunto che però c'è anche un po' di ironia, quindi è un romanzo che funziona secondo me sotto tutti i punti di vista. Se vi fidate minimamente o almeno un pochino del mio parere, leggetelo, compratelo, saranno i soldi meglio investiti in un libro che avete mai speso, perché poi lo giudicherete voi, però sono assolutamente certo che questo libro vi piacerà. Su questo non ho dubbi. Per tutti i motivi che vi ho citato prima, tutto in questo libro vi trasmette un'emozione. Io mi baso sempre sul libro se mi è piaciuto sì o no, se ho voglia di rileggerlo. Ecco, io che l'ho appena finito ho già voglia di rileggerlo. Vi ripeto, io avrei voluto farvi una recensione doppia, ma questo libro è qualcosa di fenomenale. Veramente, ragazzi, leggetelo. Non so più che parole usare e appunto, onde evitare di risultare troppo prolisso, io vi invito anche a seguire Massimo e Andrea Mariani, che è l'autore di Le Megaton, il libro che sto leggendo, a seguirli tramite i loro canali Instagram che vi lascerò qui sotto e ascoltare i podcast del Salotto del Terrore. Sono due persone davvero dei cazzari, ma molto intelligenti, che hanno qualcosa da dire inerente comunque sempre al campo del gotico, dell'horror. A me, che sapete che questo è il periodo horror, gore, splatter, bla 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 bla, li adoro. Poi sono veramente due persone che mi piacciono a pelle, a pelo, tantissimo. Quindi qui sotto io vi lascerò tutti i link, se volete seguirli io ve li consiglio vivamente, buona buona. Penso e spero di aver detto tutto quello che volevo dire su questo romanzo, sicuramente ho dimenticato qualche cosa, ma leggetelo perché è un libro che sa regalare emozioni e che non vi pentirete assolutamente di aver letto. Ve lo dico, vi trasmetterà in alcuni punti un sacco d'ansia, poi se avete la sensibilità come la mia, tipo di un bidet, magari vi fate una risatona, ma dubito fortemente perché ci sono proprio dei passaggi che io mi sono sentito totalmente parte di questo libro e è mio. Buona! Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento. Io adesso devo purtroppo iniziare con il mio piccolo siparietto spam. Ergo, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, se non vi siete iscritti vi invito a farlo. Io vi lascerò qui sotto la mia affiliazione nel caso volete fare degli acquisti. A me viene riconosciuta da Amazon una piccola percentuale che mi aiuterà a comprare altri libri o attrezzatura per il canale. Boh, io vi lascerò qui sotto tutti i miei social, nel caso mi volete contattare, stalkerare, mandare foto di nudo, quello che vi pare, sono qui sotto. Io sono praticamente in ogni social. Vi lascerò in aggiunta comunque i contatti di Massimo e anche di Andrea del Salotto del Terrore, andatevi a sentire perché top! Io vi invito anche a condividere il video, anzi fatelo perché questo libro spero che lo conoscano veramente più persone possibili perché è qualcosa di superb! Boh, io vi invito anche ad attivare la campanella perché in questo periodo YouTube ha deciso di rompermi i coglioni e a me non vengono notificate mai le notifiche. Quindi chiedo scusa a tutte le persone che non ho ancora risposto. Cercherò di rimediare il più presto possibile. Quindi devo aprire tutti i video singolarmente e andare a vedere se avete scritto o commentato qualche cosa. Veramente perché mi dà molto molto fastidio questa cosa di non rispondere perché io ho aperto il canale proprio per quello. Credo di aver detto tutto perché se no veramente prendete un paletto di frassi e non me lo ficcate nel cuore. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao!